Le domande. Come ti chiami? Chi sei? Io mi chiamo Brigli Pietro. Come? Brigli. B-R-I-G-L-I. Pietro. Un cognome che solo mio padre e mio fratello e mio figlio hanno. I fratelli di mio padre non si chiamano Brigli, si chiamano De Simone. Come sei? Come? Non capisco. Perché mio padre era un trovatello. Ah, e allora? E non ho mai capito perché c'aveva questo nome Brigli. Non ho mai saputo perché Brigli è stato adottato da chi non si sa. Però conoscendo mio padre, si presumeva che mio padre era un figlio di un signore, ma non di un signore ricco, di un signore, di un nobile di cuore, ricco di cuore. Brigli? Sì. E i tuoi fratelli invece si chiamano? I suoi fratelli di cognome portavano De Simone. De Simone. Lui fu adottato da... E come fai a sapere che i suoi fratelli... E non ho mai capito il perché mio padre ha quel cognome qua. Come fai a sapere che i suoi fratelli si chiamavano De Simone? Li ho conosciuti. Ma come sapevano di essere fratelli? Ma non fratelli, erano fratellastri, perché essendo adottato da una famiglia povera... Cioè tuo padre era stato adottato? Adottato? Dalla famiglia Brigli. No, dalla famiglia De Simone. Però non ho capito il perché lui portava Brigli, okay. Non si è mai saputo. Vabbè, andiamo avanti. Brigli, ma da quale località italiana vieni? Napoli. Cioè tu sei stato adottato... Quartiere Barra. Sei stato adottato da una famiglia napoletana. No, io, mio padre. Tuo padre è stato adottato da una famiglia napoletana che aveva come cognome Brigli. Tuo padre, dopodiché sei nato tu, va bene, e sei un Brigli. Quindi cosa succede? E sono un Brigli, niente, siamo andati avanti così, volevamo scoprire da dove veniva, visto che i fratelli non si chiamavano Brigli, non ho mai saputo il perché mio padre si chiamava Brigli di cognome. Andiamo avanti, quindi che cosa è successo nella tua vita? Che succede? Dopo che sei nato è successo qualcosa. Come no? Cioè tu oggi non sei un lattante. Guai, essendo l'ultimo della famiglia, cosa è successo? È successo che io facevo un po' lo scugnizziello a Napoli. Ecco. Tipo 7-8 anni andavo a lavorare nel bar a portare in giro il caffè. A barra. Di bar, sai che una volta ordinavano e invece mia madre d'estate ci trovava sempre un posto di lavoro perché lei lavorava stagionale. La tua madre adottiva? No, io sto parlando della mia famiglia. Ah, della tua famiglia adesso? Il papà Brigli, che di mia mamma. Ecco. Lascia stare la famiglia poi di mio padre. Sì, ho capito. E cosa è successo? Io sono stato sempre un ragazzo di compagnia, no? Sono nato in un quartiere che... Allora la mia scelta è stata a un certo punto di venire via da lì. Di andare via da lì? Dove sei? Vabbè, essendo mio fratello già qua a Lecco, era un impiegato, così ho trovato un appoggio su lui e stare qua a lavorare. E sei venuto qui a Lecco? E sono venuto qua a Lecco. E ci sei qui da quanto? E dal 69. Ti trovi bene? No, 69-70, vabbè, i primi tempi ci andavo, poi non andavo giù. Perché ho 69 me ne ha già aiutato. E poi 69. Ero 68. Adesso vediamo. A me cosa c'è? Poi veniamo appresso. Quindi riprendiamo un pochettino. Quindi niente, all'età finita nemmeno. Fatta la prima media e sono venuto via da Napoli. E sei perché la mia compagnia che c'avevo non mi piaceva. E hai cominciato a lavorare qui? Ho cominciato a lavorare, sì, a fare in boccia. Essendo napoletano non ero nemmeno capace di parlare italiano. Cos'è in boccia?
Il boccia vuol dire qua fare il ragazzo dei muratori, no? Il boccia, il ragazzino, l'apprendista, diciamo, adesso si dice apprendista, in mezzo a bergamaschi, che parlavano solo bergamaschi, io non sapevo cosa dicevano. Però talmente la mia simpatia che loro avevano in me, che era uno che gli rendevo sempre un po' di simpatia e gioco così, loro mi riportavano su un po'. E quindi sei rimasto qui. E quindi basta, sono rimasto qui. E ti sei sposato anche, ovviamente. Qui ho provato una volta ad andare a Napoli e rimanerci. Sono stato 6 mesi, ma il risultato era sempre quello, a Napoli non era cambiato niente. No, in quel periodo lì, cos'è? Cioè che ero andato a giocare nella mia squadra locale, che era a Barrese. E volevo vedere se riusciva a stare a Napoli, no? Essendo mia mamma e mio padre che sono stati sempre a Napoli, a Barra, allora. Sono stato 6 mesi, ho fatto continuare. Dopo ho visto che anche con le partite dei minori si sparavano, si ammazzavano, si facevano quelle cose lì, e ho detto no, basta, finito, me ne vado a letto. Quindi sei rimasto. Niente, poi sono messo a lavorare per conto mio, tutto quanto e via. E ti sei sposato anche a Lecco, no? Eh sì, dopo ho incontrato mia moglie. Dopo è stato un mese e tanto. Perché? E andava avanti e indietro. E tua moglie? E rompeva. Ma è tua moglie la signora? Ma tua, la signora è tua moglie? È mia mamma, mia moglie, mia suocera. Tua sorella. Mi dai cosa c'è? Mi racconti qualche cosa del tuo rapporto con Ischia? Con Ischia? Sì. Sono stato anni addietro, quando le cose si permettevano di fare, che siamo andati da certo albergo Franceschina e ho conosciuto il signor Pasquale, un'ottima persona, diciamo dai un giorno ai 15 giorni, dopo basta perché non riesci a gestirlo. Quindi ci divertivamo, si cantava, si ballava, si organizzavano feste, anche partite di pallone con alberghi sotto, no? Si andava a giocare a pallone, albergo Franceschino con alberghi di limitrofi e si giocava. Bello, una bella esperienza, una bella cosa. Dopo, per motivi di lavoro. Ma di quali anni siamo? Questo stiamo parlando del 90, 92, 93, bellissimo che si andava sempre per mettere. Dopo per motivi di lavoro, che io agosto lavoravo sempre e non ho più praticato Ischia, sono ritornato dopo 20 anni a Ischia. Ho trovato lo stesso Pasquale, lo stesso albergo Franceschino. E quest'anno ho provato ancora a dare e mi sono trovato bene e mi sono divertito tanto. Senti, e mi racconti un po' il tuo contatto con questa antologia, con questo premio. Cosa avete fatto oggi? Cosa avete fatto oggi? Beh, oggi c'è stata una giornata in cui tu hai partecipato. Ah sì, oggi i miei amici che sono venuti qua a proporre dei libri. E cosa è successo? Cosa è successo? È successo che il giorno precedente non riuscivano a girare per Milano, così. E io veramente ero impegnato la giornata precedente e quindi non potevo disdire le cose, così sono arrangiati da solo, ma il risultato è stato negativo. Nel senso che hanno messo tempo a cercare, a trovare i posti e non. Così oggi che è domenica ci siamo messi d'accordo che li accompagnavo domenica. Io e li portavo io in giro a Milano, conoscendo un po' Milano e cose. E mi hanno portato a fare una dimostrazione del libro, che cos'era? Come si chiamava il. L'arte di Ischia, da Ischia all'arte. Sinceramente io un po' isolato da sta cosa, perché ero andato solo per accompagnarli per la via così, ma dopo alla fine l'ho trovata anche simpatica,
la cosa mi ha attratto su qualche cosa, ecco. Ho visto che hanno promosso dei libri, della gente che è venuto a vedere, a constatare come erano le cose, quindi no, qualche intervista che è stata fatta, apprezzata quella, quella cosa che hanno fatto. Siamo stati lì fuori a un teatro di Milano e hanno fatto la dimostrazione di queste poesie. E in cosa è consistita la dimostrazione? In cosa è consistita questa dimostrazione? Che cosa a proporre un libro, La cultura dell'arte, Ischia, a far conoscere tutte le cose di Ischia in Lombardia, a Milano. Bene. Pensi di venire ancora a Ischia prossimamente? Ma credo di sì, se mi fa lo sconto adesso, perché visto la giornata di oggi. Credo di sì, e starò qualche giorno in più rispetto all'anno scorso. Va bene. No, però ci ha trattato bene, dai. Vuoi lasciare un saluto agli ischitani? Certo, mi è piaciuto molto, che non lo conoscevo ancora. Il liquore, il Rugolino. Che andando in centro a Ischia, facendo le strade di centro, ogni tanto lo provavano perché mi esponevano sto bicchierino. Si chiamava Rugolino Mencarini, quello che Mencarini. Tu hai conosciuto è oggi. Ah, signor Mencarini. Mencarini. Sì. Hai conosciuto Mencarini, hai conosciuto Alberto Liguoro. Alberto Liguoro, sì. Poi chi altro hai conosciuto? Cosa altro? Poi c'era un nostro amico che esibiva con il dragone. il signor Bartolini con la moglie, quello lì, sì. E poi c'era l'amico tuo che erano tre, no? Tre e quattro. E quindi. Ah, quelli là dove ci salutiamo. Alla fine niente, è stato anche piacevole. Un bel saluto, un ringraziamento. Un saluto da parte di Pietro. Alla prossima volta, vero? Alla prossima volta. Con un'altra antologia, probabilmente. Esatto. Ciao. E saluto Massone.